in tutto il suo splendore al termine di un lungo lavoro di restauro la cassa armonica in Villa Comunale. Interventi realizzati interamente con fondi comunali hanno consentito di recuperare non soltanto le componenti architettoniche e strutturali, ma la parte acustica del monumento ottocentesco che per anni ha accolto la banda musicale della città. L'inaugurazione con il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore alle politiche urbane Carmine Episcopo è stata accompagnata dalla fanfara dei Vigili del Fuoco. Si fa un ulteriore passo verso la riqualificazione definitiva di Villa Comunale. Come vedete attorno ci sono vari lavori che stanno procedendo, quelli definitivi poi saranno sicuramente l'eliminazione delle camere di ventilazione della metropolitana. Però oggi è importante perché si restituisce alla città la cassa armonica, un lavoro impegnativo che ha suscitato anche dibattito in città, ci abbiamo messo risorse economiche, un ulteriore pezzo di città riqualificato, restituito ai cittadini, ai turisti. 470.000 euro di fondi di bilancio che in questo momento rappresentano ovviamente per l'amministrazione un impegno, il segno di un impegno molto importante. È un restauro completo che rimette in piedi la cassa armonica sia per la parte del consolidamento statico sia per la parte delle pavimentazioni, non solo l'intero restauro di tutta la sua struttura e anche della parte acustica, quindi un restauro completo. Noi siamo molto contenti perché è uno dei progetti più belli di Alvino. Purtroppo Alvino non poté assistere alla realizzazione del suo progetto e siamo davvero entusiasti di averlo riportato in vita all'interno della villa. Il complesso lavoro di ristrutturazione realizzato dalla RTU Restauri ha interessato gli elementi in ghisa, i vecchi bulloni in ferro sostituiti da quelli in acciaio, il rifacimento della pensilina con lastre bicrome più leggere e sicure di quelle in vetro inserite nel restauro dell'89, ma anche il ripristino del pavimento e della cassa di risonanza sottostante. I lavori sono durati tanto, nel senso più di un anno, perché abbiamo avuto delle sospensioni, alcune dovute a fattori tecnici, altri fattori esterni, quale la scelta dei colori da parte della sovrintendenza che ci ha impedito di lavorare in giorni naturali consecutivi e ha fatto allungare il tempo di esecuzione dei lavori. Ricordiamoci che tutta questa pensilina in realtà è una vela. Quindi siamo a 50 metri dal mare e di conseguenza avevamo bisogno che fosse più leggera possibile per avere meno massa oscillante, ottenere un grado di sicurezza maggiore. Quindi non è stato un vezzo, è stata una necessità. È anche compito delle collettività, oltre che delle istituzioni, prendersi cura dei propri monumenti. Se l'amministrazione ha compiuto uno sforzo così importante, è innanzitutto la collettività che deve sentire proprio questo monumento. Durante il restauro la cassa armonica è stata oggetto di visite al cantiere aperte ai cittadini e su richiesta a scuole e istituti universitari.